tutti e benvenuti al video sui preferiti. Oggi riassumo in un unico video due mesi perché i preferiti di luglio non l'ho fatto come video perché alla fine del mese insomma ero in ferie. Agosto è finito, quindi io direi che ci sta che in un unico video ne racchiudiamo due di mesi. Tanto presto a poco luglio e agosto sono stati uguali, no? Quindi va bene. Quindi direi di iniziare subito. Che la canzone del mese, ma proprio come tormentone estivo, è questa, El Perdón. Cioè, si ascolta ovunque, cioè penso che appena si accende la radio c'è questa, in televisione c'è questa, in giro c'è questa. Quindi, cioè, piace o non piace, alla fine ve la fanno piacere per forza, ma a me comunque questa canzone piace, perché mi fa venire voglia di ballare. Infatti questa io l'avevo conosciuta verso insomma alla fine della palestra, in palestra, Zumba. Infatti non vedo l'ora di farvi anche la coreografia di questa. E insomma sì, mi fa venire voglia di ballare, anche se non è una canzone movimentatissima, no? Però fa venire voglia di ballare. Non credo che sia un testo molto allegro, no? Però mi piace. Quindi sì, El Perdón. Come prodotto per capelli devo senz'altro promuovere questa maschera per capelli al midollo di bambù di Naturmed e io questi prodotti li acquisto, cioè c'è tipo un rappresentante, no? Quindi non so se si trovano nei negozi, però io questi prodotti li adoro e soprattutto questi per i capelli sono fantastici. Questa maschera, che poi tra l'altro è quasi finita, a parte il profumo, ha proprio un profumo ricco di prodotto proprio per capelli. Funziona benissimo, cioè io la metto proprio il tempo, poi la lascio in posa il tempo insomma che mi insapono e mi sciacquo e la risciacquo, ma metterla o non metterla i capelli sono veramente diversi. Con questa sono molto più morbidi, pettinabili, cioè mi ha risolto veramente il problema dei capelli secchi estivi. Invece dei due mesi insomma è stato senz'altro questo eyeliner in glitter di Urban Decay che io ho preso insieme alla Smoky per non pagare le spese di spedizione e quindi ho aggiunto questo, visto che io comunque gli eyeliner in glitter li uso molto, ce l'ho fatti su uno dorato anche oggi. Questo blu mi attirava tantissimo perché ho un eyeliner blu di MAC e con questo sopra è fantastico. Questo è, si chiama Spandex ed è della linea appunto Heavy Metal di Urban Decay, ma mi piace tantissimo perché ha comunque questi glitter non grandi, quindi non è mascherone, crea veramente un effetto molto luminoso e bello e elegante, quindi eyeliner in glitter. Invece che ho maggiormente utilizzato sono i lip gloss di MAC. Io ne ho alcuni, insomma mi è piaciuto molto metterli proprio sopra i rossetti quelli matte, perché in estate i rossetti matte non è che mi facciano impazzire. Io in estate voglio brillare, quindi ecco sì, eyeliner in glitter, comunque ombretti luminosi, labbra luminose e lucenti. Quindi i lip gloss MAC poi mi piacciono molto perché sono belli corposi, non tendono quindi a sciogliersi troppo, ad espandersi troppo per tutta la faccia. Poi comunque metto sempre la matita prima, quella lì insomma trasparente, e non ho nessun problema. Quindi il rossetto e il lip gloss mi sta su tutta la mattina senza problemi.
Sì, i Lip Glass li ho veramente adorati per tutta l'estate. Invece, senz'altro, maggiormente utilizzato è stato questo scrub di The Body Shop alla menta piperita per i piedi, che è appunto effetto pomice, ed è un prodotto fatto in questo modo, è un po' tipo un gel bagnato con i granuli. Ma cioè veramente questo mi ha risolto il problema dei talloni, perché in estate tra il mare, insomma, no, l'acqua, la sabbia, si seccano molto, ma con questo, fatto questo sotto la doccia, poi finita la doccia, asciugata, messa una bella crema idratante, io ho avuto sempre i piedi perfetti per tutta l'estate. Quindi sì, questo è un prodotto senz'altro che quando io poi lo finirò lo ricomprerò assolutamente, perché mi è piaciuto tanto. È uno scrub poi molto delicato, ma io tipo lo faccio sì e no una volta a settimana, cioè sto anche più tempo, e è molto delicato, quindi non dà assolutamente fastidio, però è efficace. Tra l'altro, secondo me, nutre anche molto molto la pelle. D'abbigliamento maggiormente utilizzato a luglio e agosto sono stati i costumi da bagno, senz'altro. Infatti, io avevo postato anche alcune foto dei miei costumini su Instagram, su Facebook. Quindi, insomma, mi raccomando, se non mi seguite, sotto trovate i link per seguirmi anche lì. E quindi lì, insomma, vedete un po' di foto, un po' di cose mie, e i costumi da bagno, perché finalmente a luglio e agosto, tra le ferie, tra insomma qualche sabato al mare, sono riuscita ad andare al mare. Mi sono anche un pochino abbronzata. E quindi sì, i costumi da bagno sono stati il mio capo d'abbigliamento preferito, perché stare tutta la settimana al lavoro, no, vestita comunque così, no, arrivare al sabato o comunque addirittura alle ferie e riuscire quindi a stare tutto il giorno senza tutti questi vestiti addosso è una grande liberazione. Quindi sì, viva i costumi da bagno. L'accessorio maggiormente utilizzato e che sto utilizzando anche oggi è questo charm qui di La Durée, con i macaron, la Torre Eiffel e il fiocchettino e la targhetta di La Durée, che mi piace tantissimo naturalmente, attaccato alle borse. Quindi questo è stato il charm più utilizzato, perché questi colori, soprattutto quindi l'azzurro, mi piace tantissimo e comunque sta bene un po' con tutte le borse. Con il capo d'abbigliamento estivo ci sono ovviamente le Infradito. Queste sono delle Havaianas che avevo preso anni fa in vacanza, molto carine, perché si potevano creare le proprie, quindi si potevano scegliere i due colori, quindi della base e di questo, e io avevo scelto questa combinazione. In più si potevano aggiungere anche dei charm, io avevo messo un brillantino e questa specie di fiorellino che credo sia tipo un fiore havaiano, no? E quindi sì, queste sono state le scarpe preferite di tutta l'estate, perché tra il mare, in vacanza, tra qui anche a casa, appena arrivo io dal lavoro, la prima cosa che faccio, mi spoglio, tolgo le scarpe e mi metto comoda, metto queste, sono state veramente le scarpe, ma poi ce l'ho da anni e sono immacolate, le lavo anche in lavatrice, non si rovinano assolutamente, non sono nemmeno consumate più di tanto, quindi scarpe preferite. La borsa del mese invece, dei mesi anzi, è stata proprio essenzialmente questa di Ops, la mia nuova borsa Ops, carinissima ovviamente, perché è fucsia. Allora, ha il suo bel manico, quindi si può portare anche così, però io ci ho messo la tracollina. Io ho scelto questa fucsia con il cuore e tutte queste scritte perché mi piaceva molto. Da notare che sotto anche c'è la scritta impressa
We All Love Oops, molto molto carino, è molto ben dettagliato secondo me. È in simil pelle, non è, è di plastica, però è molto carina perché ha comunque due scompartimenti. Adesso ve la apro. Ed è bella capiente perché ha davanti lo scompartimento così e la taschina. Dietro ha un altro scompartimento con un'altra taschina con la chiusura lampo. Quindi devo dire che ci vanno un bel po' di cosine, si riescono anche a dividere bene. È leggera, è comoda, insomma l'ho portata tantissimo, veramente comoda e sì, la borsa estiva per eccellenza, poi insomma è fucsia. Questa qui, questa notizia qui, la passione può durare anni? Sì. Per merito dell'ossitocina, un ormone che viene rilasciato anche durante l'eccitazione sessuale, in una ricerca dell'Università di Bonn si è chiesto a 20 uomini impegnati in relazioni pluriennali di dire quanto trovassero attraenti le immagini della loro partner, ma anche di donne loro conoscenti o di estranee. Sì, se inalavano ossitocina attraverso uno spray nasale, valutavano la loro partner più desiderabile, mentre non aumentava affatto l'attrazione per le altre donne. Inoltre, dall'analisi di scansioni cerebrali è emerso che dopo una dose di ossitocina le aree del cervello associate al piacere e alla ricompensa erano più attive, soltanto quando gli uomini vedevano la foto della loro partner. Essere dunque in una relazione di coppia a lungo termine incrementa i livelli di ossitocina, che a sua volta aumenta il piacere di stare con quella persona, innescando una sorta di dipendenza dall'amato o dall'amata. In un altro studio condotto all'Università di Tel Aviv, si è visto che quanto più la coppia è in sintonia, tanto più l'ossitocina di entrambi i partner è alta. Si può anche ipotizzare che le persone che hanno più ossitocina nel sangue siano più portate ad avere legami stabili e duraturi. Comunque sì, è dimostrato che scambiarsi effusioni e gesti d'amore in aumenti livelli, creando un circolo virtuoso che rafforza sempre di più il rapporto. Beh, così almeno abbiamo una spiegazione scientifica anche di questa cosa. Smalto del mese è stato questo qui di Kiko, della linea Sun Pearl, che era uscita qualche anno fa con qualche linea estiva. Questo qui rosso con tutti i glitter dorati, numero 4,30, però non so, forse questo non neanche ci sarà più in vendita. E mi è piaciuto tanto portarlo proprio per il fatto che in estate a me piacciono i glitter, mi piace brillare anche sulle unghie. Agosto ho disegnato parecchio, ne ho fatto tutorial sui personaggi di Inside Out, ho fatto molti scarabocchietti al lavoro, no? Anche nei tempi morti, a matita, ho disegnato un bel po', anche al computer, però il disegno di cui vado veramente molto fiera è stato un primo esperimento di disegno in stile anime giapponesi. Quei personaggi con tutti quei capelli, tutti quei vestiti lavorati, no? Che mi hanno sempre molto attratta, ma che ho sempre trovato molto difficili da fare. E in effetti, insomma, semplici non sono. Ho realizzato il mio primo disegno in stile anime, ed è questo. Ovviamente questo io l'ho copiato, perché da sola non sarei stata in grado di inventarlo. Ma mi piace molto perché, non so se si nota, ma ci sono molti dettagli anche fatti, naturalmente non si vedranno, con le penne, con i glitter, insomma ci ho dedicato veramente tantissimo tempo a fare questo disegno, ci ho messo veramente delle ore per colorarlo, per sfumarlo, l'ho fatto tutto con i Copic Markers e queste penne appunto in gel glitterose, però devo dire che sono veramente soddisfatta del risultato, mi piace molto.
ed è comunque così un primo esperimento anime, ma sicuramente insomma non sarà l'ultimo, perché mi sono veramente divertita tantissimo a farlo, mi è piaciuto tantissimo. Ho messo su i Linkin Park, disegnato, mi sono rilassata, fantastico. Di film, insomma, da dirvi un bel po', insomma, un po' di film, ne ho visti un po'. Allora, ho visto Dragon Trainer 2. Ovviamente io non ho visto l'1, mi è capitato di vedere il 2 perché ero tornata quel sabato, ancora me lo ricordo, dal mare. Dopo cena ero già lavata e tutto quanto, dovevo preparare la Macedonia, non sapevo cosa guardare in televisione, ho visto questo, addirittura pensavo fosse un film, invece è un film animato. Me lo sono messa lì a guardare, mi è piaciuto tantissimo, ma veramente tantissimo. A parte sì, la grafica, mi è piaciuto molto come sono disegnati i personaggi, mi è piaciuto moltissimo la realtà proprio quasi dei draghi, cioè fantastica. Ma anche la storia non è banale e mi è piaciuto tanto. Poi ho visto The Babysitting, cioè questo io ve lo consiglio, mi sembra che è un film francese. A me ha fatto morire dalle risate, cioè è fantastico. A parte che i personaggi fanno veramente molta tenerezza, tra il bambino e ma anche quel ragazzo appunto che dovrebbe appunto sorvegliarlo, fanno veramente molta tenerezza. Poi comunque si crea un legame molto forte, no? Ma ci sono una serie di situazioni comiche che a me hanno fatto veramente ridere, e considerate che io non è che rido molto facilmente sulle cose, cioè molto spesso sono anche molto critica sui film, quelli che fanno ridere un po' così, no? A me non fanno ridere, non mi piacciono, ma questo sì, mi è piaciuto molto. Ma devo dire che comunque in generale i film francesi, questi un po' comici, non sono male. Poi ho visto Mai così vicini, anche questo bello, mi è piaciuto tantissimo, da ridere tanto, ve lo consiglio. E poi ho visto X-Men Giorni di un futuro passato, fantastico, cioè è abbastanza complicata la storia, anche perché poi gli X-Men precedenti non me li ricordo assolutamente, li ho visti ma non me li ricordo assolutamente. Questo è un po' complicato da seguire perché la storia è complessa, però gli effetti speciali a go-go, poi insomma lui è sexy, è bello. E poi ho visto da ultimo, questo ve lo consiglio, Il caso di Lizzie Borden, bellissimo, è una storia vera. Ancora oggi infatti in America i bambini cantano una filastrocca, questo l'avevo letto anche sul Focus, su questa storia proprio di Lizzie Borden fine 800, che sterminò la famiglia, però non fu mai processata, mai condannata, perché di fatto le prove non furono mai trovate, e quindi ancora oggi i bambini si cantano queste filastrocche su Lizzie Borden. Ma questo ve lo consiglio, c'è una Christina Ricci bravissima, il film è molto molto bello secondo me. Poi insomma è molto storico con tutti questi costumi, ambientazioni, è bello, ve lo consiglio. Poi comunque è tratto da una storia vera, quindi è bello. Come invece alimento bio, vegano, insomma, no, a salutare, io vi consiglio questa bevanda qui di Alpro, che è questa bevanda al cocco, fantastica, perché è dissetante. La mettete in frigo e quando vi sentite morire dalla sete, bevete un sorso di questa e state a posto. Io non sono amante del cocco, mi dà abbastanza fastidio il gusto forte del cocco, ma questa bevanda è veramente buonissima perché ha un gusto delicato di cocco, non è assolutamente dolce. Quindi messa in frigo è dissetantissima e non ci sono schifezze, quindi ve la consiglio. Finiti tutti i preferiti di luglio e di agosto, presso a poco insomma ci sono stati mesi un po' uguali, quindi ci sta che racchiuda in un unico video 2 mesi.
Io spero che il video insomma vi abbia tenuto compagnia, insomma, perché di utile ce n'è veramente poco. E come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, venite a seguirmi anche sui social network, li trovate tutti quanti linkati sotto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!